Ben ritrovati a Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Siamo con l'avvocato Rossella Angiolini, matrimonialista, a parlare di separazione e divorzi. Rossella sta rispondendo punto per punto alle vostre domande. Facciamone subito un'altra. Io e mio marito siamo in fase di separazione, non abbiamo figli ma abbiamo un cane al quale siamo entrambi affezionatissimi, lo vogliamo tutti e due. Cosa deciderà il giudice? Bellissima questa guerra dei roses per il cane. Sì. Allora Maddalena, dunque devo dire che io ero un po' perplessa quando mi dicevano ma il cane, il gatto, come si fa? E in effetti andare davanti a un giudice a stabilire le modalità di visita con cui si tiene il cane e il gatto e poi anche la spesa per mantenerlo, perché oggi mantenere un animale è abbastanza costoso, ero piuttosto in imbarazzo e cercavo di farmi mettere d'accordo. Invece c'è stata ultimamente una sentenza del Tribunale di Roma che ha statuito, diciamo, sulla collocazione di questo cane a cui i coniugi che si stavano separando erano particolarmente affezionati, e ha stabilito il giudice che questo cane sta 6 mesi con l'uno e 6 mesi con l'altro, e i 6 mesi che sta con l'uno con l'altro penseranno loro all'integrale mantenimento del cane. Ora, la cosa può fare sorridere. Esatto. E devo dire che anche a me mi fa sorridere. Però vi posso dire alle persone che ci ascoltano che specialmente chi non ha figli, l'amore per l'animale, che sia gatto, cane, quello di sicuro, certo, è un amore talmente tanto forte che diventa, diciamo, motivo di discussioni e di sofferenze per stabilire con chi deve stare questo animale. Per cui io a questo punto devo dire, me lo ammetto, che anche nelle separazioni consensuali, quando si profila questa ipotesi dell'animale, chiariamo, mettiamo per iscritto con chi questo animale dovrà stare per quanto tempo. Perché ora questo è il caso di due coniugi che non hanno figli, ma pensiamo un momentino al cane quando ci sono i bambini, che già subiscono la separazione dei genitori, già ne soffrono il babbo che va e che viene. Se poi per un motivo o un altro gli dovesse essere tolto anche il cane, perché metti che il cane del babbo che è cacciatore se lo porta via, questo costituisce un ulteriore trauma in più per quanto riguarda i bambini. Quindi una cosa che lì per lì può far sorridere, diventa invece veramente una questione molto seria di cui piano piano anche il Tribunale di Arezzo si dovrà adeguare, perché sono sempre più numerose le questioni che riguardano gli animali che sono in casa. Perfetto, benissimo. Andiamo avanti. Sono divorziata da mio marito, il quale vuole sposare la sua badante. Un classico. Classico. Ho sentito parlare della legge antibadante, bellissima. Di che cosa si tratta? Dunque, allora, anche qui devo dire una cosa. Allora, questa legge antibadante mi sembra che è stata emanata 5 anni fa, più che altro per tutelare lo Stato a fini pensionistici, per evitare cioè che le badanti si sposassero per poi, quando il lui muore, avere la pensione di reversibilità. Allora, questa legge aveva poi perché ora, per l'appunto, a settembre del 2016 è stata anche questa dichiarata incostituzionale, però aveva una funzione ben precisa, perché stabiliva che se il lui moriva entro 5 anni dalla data del matrimonio, la pensione veniva decurtata tantissimo e quindi veniva dato una cosa simbolica alla moglie. E tutto sommato, se ci pensi bene, Maddalena, una sua logica ce l'aveva anche questa legge, perché in effetti non guardiamo, ma capita anche molto, molto spesso. Che cosa ha ritenuto anche qui la Corte Costituzionale? Ha ritenuto che in realtà questa legge viola ugualmente la libertà dell'individuo, perché, diciamo, gli in un certo senso impedisce anche di, se si volesse sposare o altro, o di volersi sposare, o entra, in questo caso il legislatore è entrato nella libera determinazione del soggetto. Cioè, come fa il legislatore a sapere se quel determinato matrimonio è stato celebrato solo per questioni di carattere economico, quindi per avere una pensione di reversibilità, oppure se effettivamente è stato un matrimonio in cui la coppia ci credeva nonostante la diversità di età e per sfortuna di uno dei due, il titolare quindi della pensione, è deceduto ed è passata alla moglie. Quindi sulla base di questo principio in cui si dice che il legislatore non è in grado di poter determinare effettivamente le intenzioni, le motivazioni delle parti, questa legge è stata dichiarata incostituzionale. Quindi a questo punto, lo dico per queste signore, badanti o no,
che hanno contratto matrimonio e che percepivano una pensione molto bassa, a questo punto devono sapere che riavranno a tutti gli effetti una pensione piena, né più né meno come fossero delle mogli sposate magari da 20, 30 o 40 anni. Allora, sono separato da mia moglie, la quale mi impedisce di vedere e tenere con me mio figlio come stabilito dal tribunale. Come posso obbligare mia moglie a rispettare le disposizioni del giudice? Ora, questa è una questione purtroppo molto frequente, cioè che le donne sono un po' più birbone degli uomini quando si sa, spesso utilizzano i figli come arma bianca. I genitori maschi se ne lamentano, sono nate associazioni dei padri. E come i padri separati? Allora, questo è un comportamento che io condanno assolutamente, perché queste madri e mogli devono capire che non si può utilizzare i figli come mezzo di ricatto. Mi dai soldi, ti faccio vedere i figli, non mi dai soldi, non ti faccio vedere i figli. Perché? Oppure mi hai lasciato, non ti faccio vedere i figli, c'è un'altra, non ti faccio vedere i figli. Questo non si può fare, perché i figli hanno diritto, anche se i genitori si separano, a continuare ad avere entrambi i genitori, quindi a continuare ad avere un rapporto continuo anche con il padre. Quindi il comportamento di una madre che per vari motivi non facilita, non permette o addirittura impedisce un regolare rapporto tra padre e figli, prima di tutto danneggia i propri figli. In secondo luogo, vi posso dire per esperienza professionale che quando questi figli poi crescono si ribellano alla mamma e nei casi in cui hanno avuto traumi piuttosto gravi arrivano anche a picchiare la mamma e a mettergli le mani addosso, perché c'è questo rancore di non aver permesso loro di aver avuto un rapporto sereno e tranquillo con il padre. Quindi attenzione, mamme che vi comportate in questo modo. E poi ci sono, la legge ha previsto delle sanzioni anche piuttosto importanti per le madri che hanno questo comportamento. E quali? Allora, in primo luogo addirittura, e questo l'ha stabilito il Tribunale di Firenze in un'udienza ultimamente di qualche mese fa, ha condannato la madre di questo ragazzo, quindi la moglie separata di questo signore, a pagare 30.000 euro di multa al marito, e 15 al marito e 15 al figlio, perché aveva tenuto questo comportamento, diciamo, contrario a quelli che erano i suoi doveri di mamma, di far sì che questo, che il suo figlio continuasse ad avere un rapporto col padre. Ma non solo. Il padre può chiedere, può ricorrere in tribunale, e per un motivo così grave può chiedere anche la modifica dell'affidamento, per cui non più d'affidamento condiviso come la regola generale, ma affidamento esclusivo. Quindi, come si vede, se un padre, diciamo, vuole e tiene all'amore e all'affetto dei suoi figli, ha gli strumenti in mano per poter appunto difendere il suo diritto alla genitorialità. Allora, qui abbiamo invece una madre disperata perché mio figlio Luca, 14enne, vuole andare a vivere con il padre, dal quale sono divorziato da quando mio figlio aveva 4 anni. Come posso impedirlo? Male, signora. Dura. Male. È dura, molto male, le spiego anche perché. Perché la legge del 2006 stabilisce che quando i figli hanno compiuto 18 anni, il giudice, nelle questioni appunto di separazione come questa, ha il diritto, ha il dovere, anzi non il diritto, ha il dovere di ascoltare l'opinione del figlio, quindi in questo caso 14 anni. Che però l'opinione del figlio non è che gli dice: ma te con chi vuoi andare a vivere, col babbo e con la mamma? No, non è così. Solitamente il giudice, nel colloquio che ha con il figlio, si fa affiancare da uno psicologo minorile, per cercare di capire se è una scelta effettivamente voluta dal figlio, se è una scelta indotta dal padre, se ci sono dei motivi di risentimento con la madre. Quindi il giudice deve cercare di capire se effettivamente è una volontà propria del figlio o se in un modo o nell'altro è stato indotto. Ma se, indipendentemente poi da quello che il giudice potrà disporre, se questo figlio che ha 14 anni ha deciso che con la sua mamma non ci vuole stare, non c'è nessun giudice e nessun avvocato che poi in fondo in fine lo possa obbligare a stare con la madre se vuole andare a stare con il padre. Quindi questo padre dovrà agire in giudizio, dovrà chiedere la modifica del collocamento, perché a tutti gli effetti questo ragazzo risulta collocato presso la madre. E quindi, se fin tanto che questo figlio forse non si renderà conto, come in alcuni casi sono accaduti, signora, che poi in realtà in fondo stava meglio con la mamma che con il babbo, credo che ci sia poco da fare. Anzi, le do anche un consiglio: guardi, lo lasci fare. È la cosa migliore. Non si opponga, non vada in tribunale, non litighi, non discuta con suo figlio, lo lasci fare, libero nella sua scelta, e sono certo che poi questo ragazzo saprà valutare effettivamente ciò che c'è di positivo nel vivere col babbo e con la mamma e ciò che c'è di negativo, e prenderà una scelta giusta. Allora, io e mio marito siamo in fase di separazione, il giudice ci ha autorizzato a vivere separati. Sì. Posso iniziare una relazione con un amico che ho conosciuto dopo la separazione?
Allora, in linea di principio dico di sì, però devo fare dei distinguo. Allora, in primo luogo, se ci sono dei figli, diciamo, bisogna che il comportamento, era la signora in questo caso, signora, sì, comportamento quindi della mamma sia molto prudente, molto attento a non creare ulteriori drammi a questi bambini, che se vedono una persona al posto del babbo non sempre i figli sono contenti, come se vedono una donna accanto col babbo accanto al padre. Quindi se ci sono dei figli può farlo, però deve avere molta attenzione nel presente. Allora, c'è una telefonata. Pronto? 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 Caduta la linea. Caduta la linea, forse va bene, comunque sentiamo. Quindi deve avere molta attenzione nel presentarlo e nel farlo accettare ai figli. Se invece non ci sono figli, allora la signora può tranquillamente avere una sua vita personale e sentimentale, perché ci si separa e il giudice autorizza a vivere separati proprio perché è giusto ricominciare a fare una vita propria. Dobbiamo sempre tenere conto di una cosa però, che la separazione è una sospensione del matrimonio. E quindi anche il vivere una relazione affettiva e sentimentale deve essere comunque, anche per una questione di opportunità, essere vissuta sempre in maniera riservata, perlomeno finché non ci sarà l'effettivo scioglimento del matrimonio, in cui a quel punto la coppia non è più sposata, anzi è libera di potersi sposare nuovamente. Quindi va fatta sicuramente più attenzione in caso di figli, sì. Ma anche se non ci sono i figli? Diciamo che non è che il matrimonio, il giudice, capisce Maddalena, autorizza a vivere separati, autorizza, ma il matrimonio, il vincolo matrimoniale c'è, quindi è più che altro non una questione legale, una questione di opportunità, perché se poi dopo il giudice deve anche prendere dei provvedimenti come assegno di mantenimento alla moglie, certo. Se questa moglie instaura una vita affettiva con un'altra persona, addirittura ci va a vivere, decade un eventuale suo diritto ad avere l'assegno di mantenimento. Fatevi furbe. Brava, questo l'hai detto te Maddalena, brava, hai ragione, ottimo consiglio. Grazie a tutti voi per averci seguito in questo appuntamento con Linea Diretta, è sempre un piacere parlare con Rossella Angiolini, perché è costantemente aggiornata su quelle che sono le materie, le nuove normative sulla legge delle separazioni e divorzi che sono appunto sempre più frequenti. Grazie ancora Rossella, grazie per essere Maddalena. State con noi. Vi ricordo Linea Diretta il lunedì e il venerdì, dopo il telegiornale delle 14, viene scaricata nel pomeriggio, caricata anzi sul nostro sito di Teletruria YouTube, e comunque poi ci sono le repliche nei giorni successivi. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ciao Rossella. Ciao Maddi.